Siamo con Olimpia Pasolini, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Pomponio Leto di Teggiano. Ha preso il via oggi un interessante seminario, progetto Comunicazione Consapevole, realizzato in collaborazione con l'associazione Le Formiche Operaie. Dirigente, preside, di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto che va avanti già dallo scorso anno, che è destinato agli studenti del liceo delle scienze umane e del liceo economico-sociale ed è incentrato sul tema della comunicazione di informazione digitale. Cioè, fondamentalmente il nostro scopo è quello di rendere consapevoli gli studenti sulle tematiche di tutto ciò che è la comunicazione attraverso il web, attraverso internet, attraverso le chat, che come tutti sappiamo è un tema particolarmente scottante perché se da una parte ha permesso una facilitazione delle comunicazioni, dall'altro ha reso anche pericolose queste comunicazioni e non sempre educative, formative per i nostri giovani. Ecco, il ciclo di seminari avrà diversi appuntamenti, poi daremo i dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale. Ma il Pomponio Leto comunque è stato sempre un istituto molto attento alla comunicazione, lo diceva lei, anche in passato con iniziative che hanno riscosso enorme successo anche tra i ragazzi. Ad esempio ricordo quello del TG che viene realizzato proprio nell'istituto. TG è nato come attività di pubblicizzazione dei laboratori che abbiamo installato con i fondi europei e con finanziamenti quindi della comunità europea. Si tratta anche quello di un PON, di un FESR dedicato fondamentalmente alla pubblicizzazione. Nel caso della comunicazione consapevole invece ci stiamo avvalendo di un finanziamento da parte della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus nell'ambito di un bando della BCC di Sassano. E per quanto riguarda i seminari che sono programmati nei prossimi giorni, il primo si è tenuto oggi e abbiamo avuto come ospite le Formiche Operaie, che sono un'associazione di volontariato del Vallo di Diano. Opera sul territorio infatti dal 2011. Sì, infatti stanno anche tra l'altro realizzando un'interessante opera di mappatura di tutte le discariche abusive del territorio. Un'ultima battuta, preside, anche si stanno per chiudere le iscrizioni, il 28 febbraio scade il termine sull'offerta formativa del Pomponio Leto per il prossimo anno scolastico. Sì, la novità è proprio degli ultimissimi giorni ed è quello che anche a noi è stata autorizzata l'apertura di un liceo musicale coreutico a livello regionale. Poi abbiamo confermato l'indirizzo che ci è stato concesso lo scorso anno, quello del liceo scientifico tradizionale, e poi ci sono tutti gli indirizzi per i quali il polo liceale del Pomponio Leto si è affermato sul territorio in questi ultimi anni, e cioè le scienze umane con opzione economico-sociale, il liceo artistico, il liceo linguistico, il liceo scientifico tradizionale appunto e il liceo delle scienze applicate, quello che una volta era il liceo scientifico tecnologico e che è uno dei punti forti del nostro istituto e continua ad esserlo.